Quando Faramir fa la conoscenza di Gollum, che sta pescando nello stagno vicino alla caverna, dove c'è il nascondiglio degli uomini di Gondor, Faramir vorrebbe ucciderlo, come del resto sarebbe tenuto a fare, dal momento che Gollum si trova su quel territorio non autorizzato. Però Frodo si oppone e gli spiega che quella creatura miserevole e affamata è legata inestricabilmente al suo destino, al suo fardello e al buon esito della missione. Il problema è che quando gli uomini di Faramir mettono le mani su Gollum, Gollum pensa che a tradirlo sia stato proprio Frodo, cioè l'unico che in realtà ha cercato di salvarlo. Frodo da parte sua si sente alquanto spregevole per quello che è successo e Gollum se la prende al punto da sputargli addosso. Gollum infatti conosce solo la dimensione del potere servile. Non c'è altro modo per riuscire a convincerlo. Ed è una scena terribile che ricorda quanto descritto pochi capitoli prima, quando cioè Gollum ha giurato sull'anello e ha tentato di farselo dare. E Frodo, per due volte, gli ha ricordato a cosa è vincolato il suo giuramento. In questo caso, non riuscendo a controllarlo, Frodo lo minaccia e dice che se non fa quello che gli dice lui, si metterà l'anello e gli ordinerà di strozzarsi con la lisca del pesce che sta mangiando. La prevaricazione è l'unico sistema che Gollum può conoscere in questa dialettica continua tra il padrone e lo schiavo, il padrone che ordina e lo schiavo che esegue, proprio come se fosse un cagnolino, come è stato detto pochi capitoli prima. E il tutto, ovviamente, basato sulla logica del potere e quindi sull'invidia e sull'odio da parte di chi non ha l'anello nei confronti di chi ce l'ha. Gollum dunque giura sull'anello di non fare più ritorno in quel luogo segreto e Faramir lo affida alla custodia di Frodo. Inoltre Faramir concede a Frodo di poter tornare nel territorio di Gondor per un anno a patto di venire invitato. Tuttavia Faramir si ribella all'idea di lasciare Frodo nelle mani di quella creatura. Forse non è del tutto malvagia, come dice Frodo, ma la malizia la divora come una cancrena e il male aumenta. Faramir non è nemmeno d'accordo sulla strada che ha proposto Gollum per entrare a Mordor e cerca in ogni modo di convincere Frodo a prendere un'altra strada, a non fare quello che gli ha proposto Gollum. Il passo sorge infatti nei pressi della città di Minas Morgul, un tempo roccaforte, fiera e bella, gemella di Minas Tirith, perché noi sappiamo che era Minas Ithil ed era una fortezza degli uomini di Gondor. Poi però è stata occupata dal nemico. Ora Minas Morgul è la roccaforte dei Nazgûl. Si dice che i loro capi fossero uomini di Númenor piombati in un'oscura cattiveria. A loro il nemico aveva dato anelli del potere e li aveva divorati. Erano diventati spettri viventi, terribili e malefici. Dopo la sua partenza presero Minas Ithil e lì si insediarono, riempiendo la città e tutta la vallata circostante di marciume. Sembrava vuota e non lo era, perché fra quelle mura in rovina viveva una paura informe. C'erano nove signori e dopo il ritorno del loro padrone, che favorirono e prepararono in segreto, ridivennero potenti. Secondo il saggio Faramir, Frodo non potrebbe nulla contro il potere dei nove Nazgûl, però Frodo preferisce portare l'anello nella città di Minas Morgul piuttosto che lasciarlo nella città di Minas Tirith. Frodo ha visto a che cosa può condurre la brama dell'anello. Ha visto Boromir, folle di desiderio per mettere le mani sull'anello e per questo decide di portare l'anello a Minas Morgul, altrimenti finiranno per esserci due Minas Morgul che si guatano ghignando attraverso una morta landa piena di putredine.